e grandi partiti, poi assolti. A noi non interessano i riconoscimenti posti, non interessano che oggi si dica che Alcide De Gasperi è stato Nello il padre della democrazia italiana. Noi sappiamo quali insulti furono prodotti contro Alcide De Gasperi. Non ci interessa oggi che l'onorevole Violante vuole rendere visita a Giulio Andreotti dopo aver costruito una ragnatela politica che ha offerto alla magistratura che doveva abbattere i partiti democratici della Prima Repubblica, dopo aver colpito un uomo che ha resistito con esemplare dignità. E Antonio Gava, e i nomi che non mi vengono oggi in mente, vittime di un'azione calunniosa, di ragnatele di potere, di circuiti giudiziari e mediatici, di ben individuati personaggi che avevano interesse ad abbattere il regime democratico. Ebbene, la mia lettera è stato un atto di coraggio, un atto di responsabilità, e quando due giorni dopo il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio mi ha chiamato per preannunziarmi la telefonata del Presidente, che io ben conosco dagli anni dei governi del centro-sinistra, e quando il Presidente mi ha detto: lei è un galantuomo, lei questa lettera l'ha scritta col cuore. No, Presidente, io non l'ho scritta solo col cuore, l'ho scritta anche con la mente, memore di aver assistito alla fine della Prima Repubblica, memore e testimone di tante sofferenze. Però ho aggiunto e aggiungerò al Presidente che è necessario, dopo la vittoria del 6-7 giugno, dopo la vittoria che assegnerà al Popolo della Libertà il 45% dei voti, che si faccia una riforma della giustizia. La sinistra è sempre la stessa, non cambia mai. Secondo il principio, caro Giustino, calunniate che qualcosa resterà. Ebbene, vi chiedo di scrivere il nome di Silvio Berlusconi sulla scheda per le europee, di scriverlo non solo per i vostri convincimenti politici, ma per esprimere al Presidente Berlusconi una vicinanza morale che lo affrancherà anche delle sofferenze di queste ultime settimane. La sinistra uscirà da questa competizione con le ossa rotte. Sarà la più grande batosta elettorale della storia politica del nostro paese. Ed è penoso vedere come l'esangue leader del Partito Democratico, il pallido leader del Partito Democratico, si aggrappa